E poi lei, donno, deve venire a dritto e rovescio, non deve andare in Parlamento. Le fanno del male. Uno si picchiano. Mi lasci scherzare un po', anche se la cosa è seria. Ma prima di parlarne con... rivediamo cos'è successo con alcuni video inediti, Valerio Toma, che siamo in grado di mostrarvi, una specie di insomma, abbiamo beccato un po' di video in quella. Urla, spintoni e caos. Sono le immagini della rissa scoppiata ieri alla Camera dei Deputati tra il parlamentare 5 Stelle Leonardo Donno e alcuni colleghi della maggioranza. Ma cos'è successo davvero? Abbiamo provato a ricostruire quegli attimi attraverso alcuni video inediti. La votazione è aperta. Montecitorio, è in corso la discussione sulla riforma dell'autonomia differenziata. Onorevole Speranza, prego. Dai banchi del PD, l'intervento del deputato Roberto Speranza anima le proteste delle opposizioni. Difendendo l'unità del nostro paese, viva l'Italia unita! Dove è la vittoria, le borghe? Dai banchi del Movimento 5 Stelle scende il deputato Leonardo Donno. Eccolo, mentre cerca con il tricolore di cingere le spalle del ministro delle Autonomie Roberto Calderoli, che è spaventato, indietreggia. I commessi circondano Donno e lo bloccano, provando a respingerlo. In soccorso di Calderoli arrivano anche alcuni deputati della maggioranza. In pochi secondi scoppia il caos. Sono attimi concitati, il deputato leghista Igor Iezzi si scaglia verso il parlamentare Donno. Vedete, inizia ad agitarsi, prova a tirare dei pugni contro il collega. Guardate, si vede anche da quest'altra prospettiva. Poco dopo, nel parapiglia, il deputato pentastellato cade a terra. Ma riguardiamo con più attenzione le immagini. Vedete il deputato Iezzi, con la giacca chiara, fa il gesto di scagliarsi contro Donno, ma non sembra averlo colpito. Come vedete anche da questo video, il braccio di Iezzi cade nel vuoto, senza raggiungere Donno. Infatti, quando Iezzi si allontana, Donno è ancora in piedi, circondato dai commessi. Come si vede anche da quest'altra angolazione. È solo poco dopo che Donno crolla a terra. Non ha fatto niente. Donno a terra, donno a terra. Donno a terra, sta male, ma vado. Eccolo, accasciato, con la camicia aperta. Ma cosa avrebbe causato la caduta di Donno? Lui sostiene di essere stato colpito da altri parlamentari della maggioranza. Ma dove siamo? Certo è che la tensione non si placa nemmeno dopo la rissa. In questo video inedito, il deputato del PD Nico Stumpo lancia una sedia contro la maggioranza. L'ufficio di presidenza della Camera ha sanzionato il deputato leghista Igor Iezzi con una sospensione di 15 giorni, 7 per il parlamentare PD Stumpo per il lancio della sedia e 4 giorni di sospensione a Donno. Ma le sanzioni sono arrivate anche per altri 8 deputati che hanno partecipato alla rissa. Allora, Donno, siccome la cosa riguarda lei direttamente, parto ovviamente da lei perché voglio sentire la sua versione. Lei cade a un certo punto a terra. Cade a terra perché è colpito da un pugno, perché è colpito da una spintone. Che succede? Intanto buonasera dottor Del Debbio, buonasera a tutti.
Io credo che le immagini parlino chiare. C'è stata da parte mia una protesta pacifica, diciamo, assolutamente non violenta. Mi sono recato verso, diciamo, sono andato verso il ministro Calderoli per consegnargli il tricolore, ma a un metro di distanza dal ministro sono stato, diciamo, avvicinato dai commessi. Però dopo quello c'è stata non una rissa, dottor De Debbio, la correggo, perché in una rissa ci sono più persone che si picchiano tra loro. Qui c'è stata un'aggressione, c'è stato un pestaggio nei miei confronti, dove diversi colleghi di Fratelli d'Italia e della Lega hanno provato e sono riusciti alcuni a colpirmi. E c'è stata una serie di pugni, di calci da parte di questi colleghi. Fortunatamente alcuni non mi hanno raggiunto, tipo quelli del collega Iezzi, che mi ha solo sfiorato e non è riuscito a raggiungermi con quei pugni violenti, però qualche commesso il pugno in faccia lo ha preso, però non sono riusciti a contenere tutte le botte arrivate, tant'è che dopo pochi secondi il collega Iezzi, è vero, si era allontanato, ma mi è arrivato un pugno in pieno petto sullo sterno da parte di un altro deputato di Fratelli d'Italia. E sono caduto per terra perché ho ricevuto questo colpo come una pugnalata e non riuscivo più a respirare, e tant'è che sono caduto per terra, e quando ero a terra ho preso anche dei calci, ovviamente non so da chi, perché ero lì a terra sofferente. Il problema però, dottor Del Debbio, che cosa volevano fare questi deputati? Dove voleva arrivare Iezzi? Se non ci fossero stati i commessi a difendermi e a pararmi da quei colpi che potevano arrivare sul mio volto, che cosa volevano ottenere? Volevano ammazzarmi di botte? Volevano pestarmi a sangue all'interno della Camera dei Deputati? Questa è la domanda che mi faccio. Io stanotte non ho dormito per questo. E chiudo, dottor Del Debbio. Credo che la cosa più vergognosa al momento sia che non è stata fatta una sola dichiarazione da parte della Premier Meloni e del Ministro Salvini, che non hanno ovviamente fatto, diciamo, nessuna dichiarazione nei miei confronti di solidarietà, ma poco mi importa di questo. Ma credo che la cosa più importante era quella di prendere le distanze da questi violenti, da questi rappresentanti dei loro partiti, che sono soggetti pericolosi, e la violenza si deve condannare senza se e senza ma, sempre all'interno della Camera dei Deputati. Questi soggetti non meritano di essere in Parlamento e offendono i cittadini italiani, non sono degni di rappresentare i cittadini italiani in Parlamento. È una vergogna. Non c'è dubbio. Torno un attimo da Donno. Lei ha preso un sonoro cazzotto allo sterno. Da chi? Ecco. Ma chi gliel'ha dato? Guardi, dottor Del Debbio, io questo lo dirò all'ufficio di presidenza quando sarò sentito, okay. E lo dirò al mio legale. Però lei lo sa chi glielo ha dato? Attenzione anche. Assolutamente sì. Sì. Assolutamente sì. Però volevo dire, se il ministro avesse preso il tricolore, anche perché io ricordo che il ministro rappresenta la Repubblica, rappresenta l'Italia, sì, gliel'ha dato, ha giurato sulla Costituzione e sulla bandiera, se avesse preso la bandiera, lo si vede. Posso parlare senza essere interrotto? No, ma le immagini, dobbiamo questo fare... lo smettisco. Grazie. Qui non ci sono cazzotti. Poteva, per fortuna, poteva prendere il tricolore, credo che sarebbe finito tutto lì, e magari anche baciare il tricolore, visto che lui rappresenta l'Italia unita e non divisa come vorrebbe fare lui. Va bene. E sarebbe finito tutto lì. Invece c'è stata un'aggressione squadrista da parte di questi colleghi, e non ho capito veramente dove si voleva andare a parare. E io, guardi, dottor De Debbio, ho fatto fatica, ho ascoltato la collega Morani, e posso confermare che è così, nell'innocenza dei bambini, no? Ieri sera, quando mi ha chiamato mia moglie e mia madre in lacrime perché mi chiedevano cosa fosse successo, mio figlio, che aveva visto le immagini al TG, mi chiedeva: papà, ma perché ti hanno picchiato? Perché ti hanno dato le botte? Mio figlio ha quasi sei anni. Perché ti hanno dato le botte? Ti vengo a prendere perché sono Monelli. Questa è stata la reazione di mio figlio. Abbiamo fatto una figuraccia a livello internazionale per colpa di questi esponenti di centrodestra, che sono senza vergogna e non dovrebbero mettere più piede in Parlamento. Mi indigna, e lo ripeto, che Meloni e Salvini non prendano provvedimenti subito. È passato un giorno e ancora non hanno detto una parola, non hanno preso provvedimenti. Perché non fanno? Non devono farlo Meloni e Salvini, onorevole. Però se lei non ha chiaro neanche dove lavora, è un problema. Battuta per stemperare il clima. Se lei individua il colpevole del presunto cazzotto che l'avrebbe stesa
come ha individuato l'onorevole De Micheli qui in studio, confondendola con la Morani, incolperà un innocente. Quindi ci pensi bene un secondo, perché in studio non c'è la Morani, c'è la De Micheli. Donna, non preoccuparti. Detto ciò, mi hai fatto più giovane di 8 anni, quindi va benissimo. Fatta questa battuta, allora Paolo, cambiamo nome a Montecitorio e chiamiamolo Asilo Camera dei Deputati. Queste scene sono infantili, questo è il punto. Chiunque le consumi, a prescindere che dal fatto che siano di centrodestra o di centrosinistra i protagonisti, chi ha provato a dare un calzotto a questo signore ha sicuramente sbagliato. Il signore che è collegato da qui, però, che adesso si straccia le vesti, non faccia anche lui la dama di San Vincenzo, è andato a tentare di cingere al collo un ministro con una bandiera. No, non al collo. No, no, scusate, no. Le immagini le abbiamo viste tutti, adesso abbiamo fatto il VAR, la moviola, il processo lunedì. No, scusi, no, giustifico nulla, guardi, ho premesso che per me è un asilo. Io ho fatto il parlamentare, ho cercato di rappresentare il popolo nel modo migliore possibile. Non è un asilo. Ma anche lei è molto infantile. Si gioca. Donno, scusi, donno, il Parlamento, lei sa meglio di me, almeno quanto me, fossero andati in faccia, non so di che cosa staremo poi parlando. Mi risponde, oggi. Se no a casa non ci capiscono. Non ci capiscono a casa. Il Parlamento è lo specchio del paese, quindi c'è dentro di tutto: c'è lo sfigato che si vuole far notare e quindi prende iniziative plateali, c'è quello eccessivamente rissoso, c'è quello che per carità va anche oltre la legge e ovviamente sbaglia e va sanzionato non da Meloni e da Salvini, ma dal Presidente della Camera. Le do anche questa informazione. Dopodiché però nel suo caso, mi perdoni un'amichevole censura, lei prova a avvicinare in maniera equivoca dalle immagini un ministro della Repubblica. Se lo facesse in America non so che fine farebbe lei. Lui si ritrae, arrivano i commessi, poi arriva quella canizza di deficienti, perché così mi sento di chiamarli, che squalificano a prescindere dall'appartenenza politica che abbiano un'istituzione che invece merita il rispetto dei cittadini e che deve risolvere i problemi. Ma lei, scusi, anche qui mi consente la battuta, fa una scena che manca un simulatore in area di rigore, cioè il peggior simulatore di area di rigore prende, crolla, e allora mi viene il sospetto che anche lei ci voglia un po' marciare. Allora voglio dirle, in generale, lo dico a lei, lo dico a Paolo De Micheli, che conosco da anni e di cui conosco anche l'equilibrio, anche se è una donna vivace. Ho preso un pugno nello sterno, mi scusi, fortunatamente mi hanno assistito la prego. Anche io, i medici della Camera, io che ho esordito, e anche un commesso ha subito ecco, allora, i commessi non sono le immagini lì. Sono lei converrà tutti, con me, quindi... lei converrà con me che i commessi non sono lì per dirimere risse da bambini, non sono lì per separare i bambini a cui va bucato il pallone. I commessi sono riste da bambini, perché lei che cosa si alza a fare, scusi? Ma cosa si alza a fare per andare a cingere al collo con una bandiera, lasciare la bandiera con questo atteggiamento? Ma è una cosa plateale inutile, stupida. Si alzi dal banco, prenda la parola, contesti duramente il governo se non è d'accordo e lì finisce il suo lavoro. È lei anche che malintende il suo lavoro. E lei anche che rappresenta male le istituzioni. C'è il problema poi di una possibile relazione al di fuori. Onorevole De Micheli, parlo con lei perché è consentita questa vergogna. Le posso dire una cosa? Non oso immaginare fuori che cosa ne pensa la gente. Detto questo, c'ho un minuto di bonus per 3 osservazioni fatta questa pacata premessa. La prima, in francese, i deputati di destra che hanno alzato le mani hanno fatto non male, malissimo. Certo. Si sono comportati da cretini, non si alzano le mani da nessuna parte, né dentro né fuori il Parlamento, meno che mai per farsi strumentalizzare dalla sinistra, meno che mai mentre c'è un G7 e domani i giornali saranno pieni di questa roba e io immagino che se Giorgia Meloni potesse sarebbe la prima a prendere a borsettate questi cretini di destra che le hanno procurato questo casino. Secondo, onorevole Donno, solidarietà a lei, i colpi che abbiamo visto, che non abbiamo visto, eccetera. Però le do una notizia, siccome è da stamattina il fascismo. Mi spiace deluderla, lei non è Giacomo Matteotti, lei non è neanche il terzo fratello Rosselli, i fratelli Rosselli si chiamavano Carlo e Nello, lei non è un eroe dell'antifascismo, non c'è nessun fascismo, Elly Schlein non è una staffetta partigiana, non c'è nessuna resistenza da fare, smettetela perché fate ridere. Terza osservazione, che riguarda anche lei, ascolti che le sto dicendo una cosa utile per lei. Sta parlando con me. Allora, un'ultima battuta a Donno, poi devo chiudere, ho finito il tempo.
No, dottor Del Debbio, che c'è da dire? Io ho ascoltato alcune dichiarazioni degli esponenti della Lega, anche Crippa, ha parlato di circo. Allora, se io devo andare al circo, dovrebbero chiudere qualcuno di loro nelle gabbie perché sono degli animali per come si comportano in Parlamento e si dovrebbero solo vergognare. Quindi io mi auguro che non accada più qualcosa del genere all'interno del Parlamento. Vabbè, c'è da fa poco e perché quel gruppo di persone che si è avventata su Donno sono degli animali. Punto e basta, ok? Lui grazie, li ha chiamati grazie, cretini, grazie, mi sembra. Grazie. Sono gente che... disonorevole di stare in quel posto, punto e basta. Poi che l'abbiamo fatto altre mille volte i cittadini, è noto. Non è degna di rappresentare i cittadini. Ecco. Appunto. Allora grazie, pubblicità.